Grazie, buonasera a tutti. In primo luogo preme ringraziare gli organizzatori per un'opportunità che non spesso, quasi mai mi capita, di avere appunto una platea, un audience così, soprattutto giovane, che è la cosa che più mi piace, e numerosa, per cui la soddisfazione nostra di chi fa questo lavoro è proprio quella di riuscire a trasferire le notizie, le informazioni, i dati, ma soprattutto almeno io vorrei riuscire a trasferire la passione in quello che facciamo e darvi uno stimolo, perché mi ricordo quando avevo 19 anni non sapevo cosa volevo fare. L'università l'ho scelta perché l'ha scelto un mio amico, e nel mio sogno era quello di fare il ricercatore, proprio mi sembrava una cosa come andare sulla luna, però ci sono riuscito, ecco. Non è impossibile, sì. È molto difficile, so che è peggiorata la situazione, la vedo soprattutto con i ragazzi che incontro, però se uno ci mette la passione, ci mette impegno, ci si può riuscire. Con la canapa per me è stata una buona opportunità. Perché fino al 94-95 mi occupavo di un po' di tutto, cose molto interessanti, molto appassionanti, come gli anticorpi monoclonali, non so se avete mai sentito. E poi mi è capitato di incontrare questa pianta, che inizialmente tutti mi dicevano: ma lascia perdere, ti vai a infilare in una situazione che è impossibile da risolvere, ci sono un sacco di problemi, rischi di andare in galera, i miei colleghi hanno pagato cifre per venirne fuori da problematiche legali, perché con il fatto che si combina con il discorso delle droghe, delle sostanze stupefacenti, ci sono delle complicazioni, ci sono delle... ma era una sfida che mi ha preso. Io qua ho due possibilità, una che segue un po' il discorso della canapa per uso agricolo e che magari interessa la maggior parte di voi che fa agraria, e avrei anche un argomento più di tipo farmaceutico, uso medico, oppure anche qualcosa che va a dare un'idea o dei suggerimenti o delle opinioni, più che altro sono mie opinioni, mie idee sull'uso più o meno positivo della canapa quando viene utilizzata per altri scopi. Tra i giovani io vedo, cioè, il mio figlio che ha 2 o 3 anni meno di voi, ed è il problema, è proprio questo, riuscire a spiegarci. Noi, un po' maturi, io sono già, facciamo fatica a riuscire a trasferire, specialmente poi con lui, riesco con molta difficoltà a farmi credere. Io spero questa sera riuscire a spiegare a voi quello che ho imparato dalla canapa, come la si dovrebbe usare al meglio, e fare qualcosa di utile. Non voglio convincervi, non voglio ficcarvi dentro le mie idee, però vorrei darvi delle nozioni che vi consentono di giudicare, di capire, di scegliere nella maniera giusta. Non vi farò dei sermoni, no? Però vi butto lì dei dati. Poi se mi volete fare delle domande, delle spiegazioni, io credo prima che scappiate tutti. Lascio perdere la botanica perché ne abbiamo parlato. L'unica cosa che voglio dire è che solo questa pianta produce una famiglia di sostanze che si chiama cannabinoidi, ne hanno identificati 120, e sono delle molecole eccezionali da un certo punto di vista. E assieme ai cannabinoidi, questa pianta produce anche un'altra famiglia molto interessante, sono i terpeni, e anche questi sono 110, 120 o più. Storia della canapa risale veramente a molto tempo fa, quasi 3.000 anni prima di Cristo. Già si sapeva che assumendola si poteva comunicare con lo spirito, per cui già erano arrivati a capire che fa uscire un po' dalla normalità e si riesce a parlare con lo spirito, e rende il corpo leggero, e l'assunzione prolungata può rendere grassi, e all'epoca non era certo un problema, anzi era un privilegio che pochi si potevano arrivarci, forti e mai vecchi, proprio era
qualcosa di eccezionale. La storia dei farmaci risale fino ai 30-40 anni fa. Gli impieghi. Allora, abbiamo sentito parlare di tanti prodotti, tante strade che si possono utilizzare per arrivare a ottenere dei prodotti finiti della canapa. Io qua ho indicato quelli che ritengo, dal mio punto di vista, più vicini e quelli più lontani. Non perché siano ci sia da inventare chissà che cosa, sono impegnativi. Ad esempio il tessile è impegnativo dal punto di vista dell'investimento, ci vogliono degli impianti costosi, tutto un sistema che sta a monte, a valle del prodotto, che deve essere tutto in perfetta combinazione, la qualità della fibra, la modalità con cui viene lavorata, raccolta, il costo finale della fibra e tutto quanto. Per cui col tessile è un po' più difficile, mentre nell'immediato, come abbiamo visto, i prodotti per la bioedilizia, l'automobilistica, sono delle realtà. Però perché non si fa in Italia la canapa per uso industriale? Cioè, ve lo sarete chiesto, ma come? Si fanno tutte queste belle cose? Perché costa ancora troppo. Da noi, con il sistema così com'è adesso, cioè iniziale, dove ci sono delle realtà molto piccole, in Italia il massimo che è stata coltivata di canapa, siamo arrivati sui 1000-1100 ettari, sparsi un po' per le diverse regioni d'Italia, concentrate prevalentemente in Emilia, perché era sorto nel 2004 il primo centro di lavorazione della canapa per il tessile, investimento di 12 milioni di euro. Ha lavorato 3 anni, poi ha chiuso, fallito. Ci sono stati degli errori tecnici fondamentali, come ad esempio come produrre il prodotto di base. L'idea che era stata utilizzata era ovviamente fallimentare, perché il prodotto, l'impianto è chiuso. Però solo in quella zona si era creata un po' un nucleo, perché si voleva tentare questa strada. Poi in Emilia c'è un altro centro di lavorazione, ce n'è uno che non so esattamente quanto produca o lavori in vicino a Caserta, e adesso c'è qualcosa in Piemonte. Capite che sono localizzati un po' in tutte le parti d'Italia. Allora, quando bisogna arrivare in questi centri, bisogna fare un sacco di chilometri. Quando noi mettiamo un prodotto come la canapa, che è leggera, voluminosa e occupa molto spazio, su un camion, perché quello è il modo di trasportare i prodotti come questi, arriviamo lì che il prodotto non ce lo siamo mangiati con il costo del trasporto. Per cui al momento attuale non si sviluppa una interessante filiera, perché non abbiamo abbastanza vicino e abbastanza grande un impianto di lavorazione. E poi è difficile trovare un finanziatore che gli va lì e dice: ma mi servono 10 milioni di euro. Chi è che te li dà? E chi è che è disposto a farlo su una pianta così complicata? Che dice: ma... e poi se mi arrivano i finanzieri che mi portano via tutto, insomma è un discorso molto complicato, ma non per questo io e altri si sono arresi. Vedete Giraudo, che era lì, io lo conosco sin dall'inizio, è una persona che ancora ci crede come il primo giorno e ha investito buona parte dei suoi soldi e nonostante sia a una certa età ci mette ancora tutto il suo impegno, perché c'è un fondamento, cioè la pianta ha delle potenzialità incredibili, come lo sviluppo rapido, l'adattabilità ai diversi ambienti, un sacco di cose positive, però il tutto non sta in piedi, non c'è una cultura. Ad esempio, se fate un riferimento a quello che vedete attorno a voi, il mais, il grano, colture, parlo di larga diffusione, se non c'è un sistema che è perfetto, dove l'agricoltore sa dove deve consegnarlo, ci va magari col proprio mezzo agricolo perché è lì vicino, c'è l'impianto adeguatamente e di dimensioni giuste per l'essiccazione, tutto un insieme di cose che sono perfettamente combinate e ottimizzate da un punto di vista del costo. Per la canapa invece bisogna inventare un po' tutto, inventare la macchina per la raccolta, a seconda poi della destinazione, perché è più facile raccogliere una canapa per uso industriale, per la bioedilizia, infatti si incomincia a fare. Per il tessile è più complicato, perché noi dobbiamo tenere parallele tutte le bacchette, perché sennò la fibra non può essere estratta e lavorata in maniera ordinata. Per cui anche lì ci vuole una macchina che al momento non l'abbiamo. I signori che si sono buttati con il tessile avevano pensato di
sfruttare tutte le macchine già esistenti usate per il lino e applicarle sulla canapa. Ovviamente ci sono delle dimensioni completamente diverse tra lino e canapa. Il lino è alto un metro circa, la canapa 3. Per cui, non riuscendo a tagliarla in 3, cosa hanno pensato? La ammazziamo quando è un metro. Voleva dire perdere 2/3 della produzione. Potete immaginare cosa veniva a costare il prodotto alla fine. L'agricoltore non riceveva il necessario ricavo da questa coltivazione, per cui hanno provato 1, 2, 3 anni, poi si sono resi conto che facevano 25-30 quintali per ettaro, quando la pianta, come avete visto anche dai dati, supera i 10 tonnellate, non quintali. Loro facevano 20-30 2,5-3 tonnellate, quando la pianta di canapa può fare 10, per cui un terzo. E i costi incidevano in maniera esagerata. Ora, noi dobbiamo trovare il modo di fare e sfruttare la pianta di canapa al 100%, non possiamo buttare via 2/3, e dobbiamo farlo con le macchine adatte, con delle lavorazioni che abbiano un costo limitato, possibilmente, e ottenere il meglio dei prodotti. La base è la varietà giusta. Noi avevamo le varietà fino a, appunto, al 95-96, che risalivano agli anni 30. L'ultima volta che è stata selezionata la varietà è 40, che è la Fibra 9, e poi non si è fatto più niente. Il discorso delle varietà di oiche, bisogna inventarle di diverse, monoiche ad esempio sono più efficienti da un punto di vista della raccolta, della produzione di seme. Cioè, bisognava inventare qualcosa di diverso, ci abbiamo provato, abbiamo fatto alcune varietà nuove, però anche questo non è sempre la soluzione ideale. Ad esempio, nel caso, ritorno al problema della pianta baby o come uccisa per poterla lavorare con le macchine del lino, ci voleva una pianta che crescesse molto rapidamente. Noi non l'avevamo, loro lo sono andate a prendere, loro parlo perché era un po' un gruppo a sé che era staccato dalle attività, dai progetti che portavamo avanti noi. Avevano scelto delle varietà francesi perché erano quelle che erano disponibili, e queste portate da noi non si adattavano. Ci voleva il lavoro del genetista, diciamo, che è sempre fondamentale e propedeutico a tutto il resto. E un po' il prezzo che hanno dovuto pagare è stato questo, cioè non avere tutto combinato, la varietà giusta, le macchine giuste e il processo ottimizzato, ha fatto sì che fallisse anche un progetto così importante. C'era dietro Armani, immaginate, vendere il prodotto con il marchio Armani, voleva dire piazzare al prezzo migliore, sui mercati migliori, il prodotto italiano 100% made in Italy. Non faceva una piega, era un'idea eccellente, però si è sbagliati nel progetto iniziale, cioè non si può perdere sulla canapa 2/3 della produttività della pianta. Ora abbiamo pensato di risolvere questo problema, ci sarebbero delle soluzioni, perché siamo arrivati con delle varietà più adatte. Le stiamo registrando in questi giorni. Io non ho detto da dove vengo e me ne scuso. Faccio parte di una rete di istituti di ricerca del Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura, una rete supportata e controllata dal Ministero delle Politiche Agricole. E il nostro compito è quello di studiare le piante che hanno una trasformazione industriale. Sulla canapa facciamo il lavoro di miglioramento genetico, di individuazione di tecniche per la lavorazione e anche qualche suggerimento per la trasformazione.